Fortunatamente la Deco in questi anni di crisi si trova così ad affrontare un mercato sicuramente non facile, però ecco, grazie a scelte lungimiranti diciamo, è riuscita in questi anni ad investire in innovazione e in tecnologia che ci ha permesso di aggredire diciamo, il mercato e quindi di portarsi a casa dei risultati positivi. Oggi la Deco fattura circa 120 milioni di euro su due mercati diversi, uno sulla detergenza e uno su quello dei frullini, e in tutti e due questi rami siamo riusciti a produrre dei risultati positivi che ha permesso anche di, in un momento di crisi, di assumere delle persone. Infatti sono anni che assumiamo giovani, anche non solamente a livello di fabbrica, ma anche nella struttura, soprattutto in quelle aree che si occupa di innovazione, di ricerca, e diciamo che in queste strutture investiamo molto sui giovani, tante donne.